Ciao a tutti cocciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Clash Royale. Questa mattina andremo ad aprire un paio di bauli molto interessanti. Il baule del clan, che è a livello 10 come potete vedere, e abbiamo anche un baule epico che ho trovato facendo delle partite. Tra l'altro mi dice che c'è un nuovo evento, cos'è? Sfida carte in tavola, che è sempre la stessa, mi sembra di capire, quella in cui scegli le carte all'inizio. Peccato che non si possa fare in modo che c'è sempre la terza carta, cioè lo scheletrino da uno. Peccato. Allora io direi senza indugio di aprire il primo baule del clan, sperando che ci sia una leggendaria all'interno. Ora noi abbiamo tutte le carte possibili immaginabili del gioco, abbiamo tutte le carte, quindi non abbiamo problemi, capito? Ah, non mi manca quella carta lì, mi manca questa carta lì. Ma interessa salire di livello con le carte che uso, quindi mi piacerebbe molto non prendere il principe nero, perché il principe nero non lo uso, frate. Non lo uso. Ora andiamo a aprire il baule epico, speriamo di trovare le epiche che interessano a noi. Ecco, la colazione non è una di quelle epiche, per fortuna c'è andata solamente una. Poi 4 pecca, non male. Congelamento, speriamo qualcosa di più utile. Boia, perfetto, posso far mamma mia che benessere. Posso far salire di livello il boia se solo avessi i soldi per farlo. A questo punto ragazzi direi andiamo a spacchettare altri due bauli magici, e così possiamo fare un mini chest opening onesto. Ecco, se trovo le 21 epiche, scusate, le 21 rare, potrei gioire, perché nei bauli magici abbiamo capito che non è molto comune come cosa. No, oddio, no, impossibile proprio. Mi mancano solo epiche e cadere rare. Stregone, buono, gole, inutile. Ultimo baule di oggi. A meno che io non trovi un baule leggendario facendo qualche partita, ma ho i miei dubbi a riguardo. Raga, sbaglio, sto trovando un bel po' di carte rare. Ah, mancano le epiche. Va bene, va bene, va bene. Per un momento ci ho creduto che sarebbe uscita la leggendaria, vi giuro. Fatto sta che io speravo di raggiungere anche una quota monetaria abbastanza alta per upgradare il boia, ma non è successo così. Sono in vena di provare mazzi, ragazzi, e sono andato qui nella classifica. Ho trovato il numero 4. Cos'era? Sì, il numero 4, che è un mazzo interessante perché costa davvero pochissimo. Cioè, il golem di ghiaccio, ci sono gli scheletrini da 1, che io ormai adoro, come ben sapete. Gli spiriti del ghiaccio, cioè, costa tutto relativamente poco. La carta più costosa penso siano il domatore, il moschettiere e la palla di fuoco. Posso upgradare una di queste carte? Io direi a questo punto upgradiamo il golem del ghiaccio, perché è il tank tra virgolette che andremo ad usare. Tanto vale portarlo a un livello superiore, livello 7. Non male. Andiamo a vedere cosa riusciamo a fare con questo mazzo però. Allora io direi che possiamo fare una cosa di questo tipo. Piazziamo il golem del ghiaccio, dietro il golem del ghiaccio piazziamo il domatore, lo spiritello, e poi ci mettiamo anche questo. Secondo me deve riuscire a fare un bel po' di danno, soprattutto se riesco ad abbattere quegli scheletrini. Va bene, non ho fatto molti colpi, però dovrei riuscire a imprimere. Merda, boia, ha messo questo. Allora, facciamo girare un po' tutta sta gente. Mettiamo qua questo qui. Congeliamo sti cani. Il bello è che, essendo un coso che costa poco, un mazzo che costa poco, riesco, in teoria, a evitare danni. Mamma mia, che roba bella che ho fatto. Purtroppo questi sgherri mi faranno un botto di danno, però. Sbaglio? Non sbaglio. Ho perso la torre. Perfetto. Cioè, perfetto per il cazzo. Subiamo un po' di danno, devo recuperare assolutamente. Allora, lui probabilmente ha di nuovo a portata di mano gli scheletrini, quindi io direi quella madonna, brutta roba. Io purtroppo per difendermi da quella roba lì posso piazzare solamente il moschettiere, quindi piazzerò subito il moschettiere e poi farò una cosa di questo tipo. Poi farò così per difendermi da questi, congelerò sto coso, lancio gli scheletrini là a sinistra perché voglio cercare di ammazzare quel pecca, anche se non ce la farò mai nella vita. Questa partita, raga, persa sicuramente. Guarda, guardate la mia torre, la dimezzata, anzi trimezzata. Facciamo così, mettiamo il golem nel ghiaccio. Lui sicuramente punterà a fare la merda. Facciamo così, raga. Facciamo così. No, non mi ammazzare il moschettiere, cattivo sei. Merda. Metti questi. Ammazza. No, e vabbè, ciao. Diciamo che come prima impressione questo mazzo non è che mi abbia dato molto. Parto con il moschettiere dal basso. Brutta roba. Non posso fare molto in realtà. Posso fare così, però. Mettiamo il cannoncino. Dobbiamo difenderci un attimo. Spara, 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 spara. Ok. Sta sti coso. Brutto sei, sei brutto. Perché c'erano tutti su con sti mastini lavici e con le con difese e con le cose aeree? Brutti siete, siete brutti siete. Ah, posso fare così. Intanto io lancio questo, questo, lancio questo qui, lancio il cannone, perché dovrebbe aiutarmi non poco, soprattutto con il mastino. Ma te sei pazzo? La clonazione? Oh merda. Mettiamo un altro moschettiere, ragazzi. Dobbiamo salvarci, altrimenti la torre volerà via. Cioè, proprio vola. Grande moschettiere. Lanciamo il golem. Lanciamo gli scheletrini. E lanciamo anche lo spirito del ghiaccio. E lanciamo il tronco. Non mi ammazzare il moschettiere, sei stronzo, sei. Mettiamo subitissimamente il cannone. Così li one-shottiamo tutti. Poi facciamo... Oh, non mi clicca. Ok, questo. 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 Questo qui. Vai con lo spirito del ghiaccio. Vai, 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 non ha difese, non ha difese, non ha difese. E questa è andata.
Per comunità metterò un cannone qua sotto, metterò gli scheletrini. Vai per le tre corone, merda, vai per le tre corone. Lancia pure il moschettiere. Matti un altro golem. Fai danno, fai qualcosa. Lo spedo del ghiaccio, butta tutto. Raga, è morto tipo, ha avuto un ictus in questo istante. È diventato completamente scemo, si è scordato di giocare le carte, per fortuna. È un mazzo che ha potenziale, solo che ne ha molto poco di potenziale. Raga, partiamo all'attacco, gli lancio lo spiritello del ghiaccio. Ah, fai così, eh. Lanciamo questi. Lanciamo questo qui. No, 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 ammazza tutti, ammazza tutti. Bravo, tronco, bravo. Dai un colpicino. Bravo, moschettiere, il tuo compito l'hai fatto. Quello è importante. Ora potremo piazzare il cannone, come prima cosa. Che è una difesa molto importante. Senza cannone non andiamo da nessuna parte, questo l'ho capito. Ah, addirittura. Allora io metto questo. Metto questo. Lancio lo spiritello del ghiaccio. Ah, vuoi giocare sporco? Giochiamo sporco, merda. Lancio gli scheletrini qua dietro, così ammazzo quei così brutti. Ok, reuso lanciare di là. Lanciamo un altro cannone. Il problema di questo mazzo, secondo me, ragazzi, sono gli attacchi aerei. Perché per difendermi posso usare solamente... Ok, qua non posso usare niente. Se hai... Oh, i barbari, ma sei infame. Dai un colpicino. Bravo! Mettiamo il cannone su, tipo, subito. Vai, vai, congela l'infame, congela l'infame. Congelali tutti. Bravo così, bravo. Allora, prima cosa... Dovrei prendere quella torre tipo subito. Facciamo girare il mazzo. No, facciamo girare loro, facciamo girare. Mettiamo questo qui, mettiamo il moschettiere di qui. Poi lanciamo il golemmino. E partiamo dietro con il nostro amico domatore di cinghiali. Vai così, lancia lo spiritello, vai, congela tutto, bravo, bravo. Dai colpicino, bravo così, sei bravo, ti voglio bene. Ok, mettiamo un altro cannone. Ora concentriamoci sull'altra parte. Tanto da lì non riesce a fare niente. È inutile che mi tagli queste cose, infamello che non sei altro. Congela tutti sti cani, congela. Non ha congelato nulla. Ah, perché non l'ha lanciato, cacchio. Spara. Boom, bitch. Ok, siamo in sudden death, ragazzi. Non buono, perché lui ha molta più potenza di fuoco di me. Ok, lanciamo sto coso. Mettiamo il moschettiere qua dietro. Cerchiamo di distrarre un po' sta gente. Lanciamo un tronco su tutto, perché altrimenti sono cazzi. Quei barbari non dovrebbero arrivare alla torre, per fortuna. Aia. Ma grazie di cosa? Facciamo così, ragazzi, facciamo così. Lanciamo tutto. Ammazza tutto. Leggi quel moschettiere, ti prego. Doppio moschettiere. No, ammazzate. Vai così. Basta, mi avete rotto il cabasisi. Vai col domatore. Possiamo farcela, ragazzi. Possiamo farcela, abbiamo solo spammare tutte le truppe che ho in tutto il mondo. Tu cosa vuoi fare? Ammazzatelo! No, c'ero quasi. Brutto questo mazzo, non mi piace, cambiamo. E la madonna, ma che mazzo c'ha questo? Questo me trolla, cioè quando non gioca mette questo mazzo come operativo in modo da trollare la gente. Ma cosa fai con un mazzo che costa 7? Cosa puoi fare? Non ha senso. Raga, penso sia uno dei mazzi più costosi della vita. Ma lo voglio provare. Il mastino ce l'ho. Il problema è che cazzo ci faccio con quel mazzo? Non lo so. Raga, proviamolo. Me ne pentirò assolutamente, perché non posso fare nulla con un mazzo che costa 7. Non c'è manco l'arrestatore di Lesire. Cioè, un mazzo troll, ovviamente. Che è una capanna dei barbari. Oh, fino a che posso mettere un'altra carta. Buonanotte. Raga, buonanotte. Cioè, conviene aspettare i tre moschettieri. Infatti, metto le tre moschettieri. Guarda come va giù tutto ora. Cosa cacchio, Zappi? Da una bassa che non lo colpisce il... Ok. Cosa? Mi ha ucciso tre moschettieri. Potrei piazzare il mastino, ma poi non so cosa metterci accanto. Mettiamo il golem. Una volta che piazzo un golem in vita mia, tra l'altro, se non sbaglio. Eccoli. Non posso difendermi, ragazzi. Potrei lanciare i barbari scelti come unica opzione. La mia torre è ancora salva, tra l'altro. Però lui è allo stregone. Vai, golem, fai qualcosa, ti prego. Potrei lanciare il pekka, ma non avrebbe molto senso. Il mastino non ha senso, devo per forza lanciare il pekka. Che cosa che può difendermi dal perdere la torre? Lo piazzerò qui. Dai un colpicino. Boom! Vai, picchia tutti. Non così però, frate, non così. Passiamo all'offensiva, raga. Non mi fai nulla a quel pekka, infame. Boom! Lanciamo anche lo scheletro. Cosa sto facendo, raga? Mi spiegate cos'è che sto facendo? Non passa niente da lì, non passa. Capanna dei barbari. Ciao, è stato bello. Alla carica, barbari, scelti alla carica, prendete quella torre. Non ci credo, raga, ho preso una torre, non ci credo. No. Ok, diciamo che mettiamo il pekka. Raga, non ci credo che non ho ancora perso. Molto onestamente, non ci credo. Però devo mettere assolutamente i tre moschettieri qui. Altrimenti ciao torre. Mettiamo scheletro gigante. Se i tre moschettieri... Ah, cavolo, se lasciava i tre moschettieri liberi, raga, faceva troppo ridere, perché avrei vinto tantissimo. Però ora siamo in sudden death ed è finita, semplicemente.
perché non posso fare niente. Vabbè raga, è stato divertente provare il cazzo di mazzo più costoso della vita, però è ingestibile. Spero si sia reso conto lui che carte avevo in mano. Il mazzino non l'ho manco mai piazzato. Cioè penso davvero sia il mazzo più costoso. Esistono carte più costose di quelle, no? Ho provato a riarrangiare il mazzo. Ho messo delle carte più equilibrate. Proviamo a fare una partita così, ne sono curioso. Andiamo cattivi raga. Piazziamo il Pekka e dietro il Pekka gli sgaroliamo sul golem. Di ciao ciao alla torre. Di ciao ciao alla torre. Io piazzo subitissimamente. No, brutto, non c'ho lo zap. Vabbè, dice ciao alla torre comunque in realtà. Ok, io piazzerò un cannone qui. Volevo zappare loro ma non lo farò. Invece piazzerò gli arcieri per attaccare quel coso. E anche i goblin lancieri, tanto costano poco. Piazziamo l'estrattore, perché ho bisogno di un botto di elisir. Perché non c'ho mai la zappa pronta quando... No, ciao torre. Ragazzi, farò così. Metterò un Pekka a destra. Mi lascerò la zappa pronta. Ma se riesco a mettere anche tre moschettieri dovrei riuscire a fare tre corone. E lui sembrerebbe lasciarmelo fare. Uno, due, c'ho la zap prontissima. Aia, molto aia. No, no, se quello esplode è finita. No, 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 brutto, 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 brutto. Ok, ho solamente un moschettiere è sopravvissuto. Lancerò gli sgherri. Zapperò sta roba brutta. Purtroppo è un miracolo se riesco a disfarmi di quel drago infernale prima che arrivi qua. Non ci credo, quanta vita gli è rimasta. Allora, lanciamo i tre moschettieri. Dovrei riuscire ad ammazzare tutta sta gente. Pekka, metto subito il Pekka. Ammazza un po' di gente per favore, perché non stai facendo nulla. Ti sto odiando in questo momento. Vabbè, i tre moschettieri sono vivi ragazzi. E anche il Pekka è vivo. Anche il Pekka è vivo. Vai così, The Dream. We're still alive baby, we're still alive. Ce la possiamo fare. Ecco che arriva il Pekka. Guarda come va giù la torre e tre corone. Mamma mia. Che benessere. Ragazzi, cioè, voglio dire, non potevo lasciarvi senza tre corone almeno. Cioè, voglio dire, dai su. Ragazzi, ma dopo aver provato il mazzo più costoso del gioco, non ho molta voglia di mettermi lì a aspettare che l'esil salga. Quindi vi ringrazio tutti per il piacere, con lasciare un mi piace, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se mi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti.